Il tribunale del malato è, come e i diritti del malato. Il tribunale per i diritti del malato finalmente, come sapete, è entrato in funzione. E gli orari di riferimento sono il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12. Potete trovare nel nostro desktop funzionante al primo ingresso, all'ingresso proprio dell'ospedale, potete trovare i volontari che si occuperanno di ricevere le istanze da parte dei cittadini o da parte dei malati e anche dei medici. Ultimamente abbiamo ricevuto parecchie istanze di lamentele e stiamo cercando naturalmente di sopperire anche con l'intermediazione della direzione sanitaria di Nola a quelle che sono le reali esigenze e carenze dell'ospedale. È la proposta di diverse associazioni di Nola per un nuovo ospedale. Allora, c'è questa proposta, come sapete sono stati stanziati anche questi famosi 40 milioni naturalmente che devono essere ancora impiegati e ci siamo ripromessi di organizzare un tavolo tecnico a breve con le varie associazioni per veicolare quelle che sono le proposte, perché naturalmente ci sono delle carenze sia organiche sia strutturali che devono essere assolutamente colmate. Quindi a breve avremo delle novità in merito a questo. Intanto stiamo cercando di risolvere problemi relativi alle liste d'attesa, ai reparti naturalmente che dovrebbero funzionare ma funzionano diciamo. Ma un ospedale che si muove bene? Sì, ci sono reparti di eccellenza all'ospedale, c'è bisogno effettivamente però di un'intermediazione, quello che stiamo facendo noi con la direzione sanitaria, per evidenziare quelli che sono i problemi e per cercare di migliorare. Anche la direzione sanitaria è cambiata? Sì, è cambiata la direzione sanitaria. Siamo ancora in attesa del dirigente sanitario, però fortunatamente è stato evidenziato che c'è un'ampia disponibilità proprio della direzione sanitaria nei confronti degli organi del Tribunale del Malato, perché c'è tutta la volontà di risolvere quelli che sono i reali problemi dell'ospedale. Quindi a breve avremo diciamo delle proposte e delle soluzioni che prospetteremo alla direzione sanitaria e di cui sicuramente avrete notizia, perché il primario impegno dell'ospedale del malato è quello appunto di venire incontro non solo alle esigenze di quelli che sono i malati ma anche dell'intera struttura, compreso anche i medici che effettivamente svolgono egregiamente il loro lavoro.